che queste due ore sono state intense. Vi dico subito che le risposte non arriveranno da me. Siamo in attesa lì, appunto. Appunto, quindi siamo partiti male. Però ricordate che ce lo dici anche tu, no? Sì. Alcune considerazioni d'ordine generale, visto che l'introduzione è stata d'ordine generale, e sono queste: la povertà energetica non è degli inquilini, degli ACP o dell'ERP, è di tutto il patrimonio edilizio residenziale italiano. Quindi noi adesso stiamo affrontando un tema parziale in condizioni difficili, ma in situazioni più difficili, perché mentre sul patrimonio residenziale generale forse possiamo contare sulle risorse della proprietà, spesso ci sono, e che l'investimento di queste risorse sappiamo che, se fatto sul risparmio energetico, produce valorizzazione immobiliare e quindi produce un effetto benefico in termini di vantaggi privati e di vantaggi pubblici, questo non succede per l'edilizia residenziale pubblica. Allora bisogna proprio cambiare la logica. Perché non succede per l'edilizia residenziale pubblica oggi e invece dovrebbe succedere? Perché noi abbiamo utilizzato la parola patrimonio per l'edilizia residenziale pubblica. La parola patrimonio non esiste nel vocabolario dello patrimonio edilizio residenziale pubblica, esiste nel vocabolario ma non esiste di fatto, nel senso che nessuno dà un valore patrimoniale a una cosa che non si sa quanto vale, che non è disponibile e che non si riesce a rendere effettivamente nella coscienza dei cittadini che la abitano, ma soprattutto di tutti. Allora, patrimonio di edilizia residenziale pubblica c'è, sono quegli 800.000 alloggi di cui parlavamo prima, tirati fuori dai dati di Federcasa, ma non solo quelli, perché i dati di Federcasa non riportano il patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni, che si aggiunge e che è sempre edilizia residenziale pubblica. Se facessimo una proporzione come a Roma, noi già avremmo due terzi di patrimonio c'è uno spazio 50.000 alloggi. No, beh. Se non sono 800.000, sono 850. No, io sto. Scusa, sto dicendo una cosa che non posso misurare perché non ho gli elementi. Tra l'altro questo è uno degli argomenti, diciamo, più dolenti della situazione, no? Lo dicevi pure tu prima. Se io a Roma dovessi dire quanti sono gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovrei fare la somma tra quelli dell'ATER e quelli del Comune di Roma. Se quelli dell'ATER sono 48.000 e lo so, 46.700 e lo so, alloggio per alloggio, e poi vi dico anche che questa conoscenza è fondamentale per qualsiasi operazione si voglia fare, però non so quanti sono quelli del Comune, che non ha mai detto ce n'ho 24.000, 25.000, 27.000, c'è Francesca, probabilmente sono 27.000, siccome stanno rimettendo a posto adesso l'anagrafe del patrimonio comunale. Bombola! Finalmente! Però capisci che c'è una bella differenza se io ti dico che a Roma ci stanno 46.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica oppure ce ne stanno 80.000, come in effetti ci stanno, no? Ma la mia preoccupazione è legata proprio a questa coscienza dell'esistenza di un patrimonio di edilizia residenziale pubblica che serve per svolgere una missione fondamentale, che è quella di dare casa a chi c'è bisogno di casa. Allora, però per fare questo tu il patrimonio lo devi manutenere. Perché se il patrimonio va come sta andando adesso, integrato e irreversibile, tu stai sperperando risorse pubbliche. Noi stiamo continuando a sperperare risorse pubbliche perché non c'è la coscienza che il patrimonio è un patrimonio accumulato da generazioni che sta lì e ha un valore patrimoniale. Teoricamente ce lo dovrebbe avere. Perché non viene riconosciuto questo valore e quindi io non posso fare un ragionamento di incremento del valore patrimoniale attraverso l'efficientamento energetico? Perché nessuno lo riconosce.
Cioè, se io non ho un valore patrimoniale, come faccio a aumentare il valore immobiliare? A testimonianza di questo vi darò un giorno, lo faremo insieme, a vedere come la legislazione non considera il patrimonio di edilizia residenziale pubblica come patrimonio pubblico. Non c'è. Nel senso che se io... Anche se però i dati lo identificano. Sì, sì. È CPF, non quello comunale, che è 39.000 euro, un valore medio. Sì, ma ti dico... Quindi la facciamo aspetta, la sua... Fammi dire perché, no? Perché io ho... Io ho... Il patrimonio alla fine lo quantifico. Sì, ma il patrimonio se non è valutabile e disponibile, è comunque... Quello che vedi è 39.000 euro. Se sì. Io allora la mia azienda, come la SPA di Talluri a Firenze, c'ha un numero al libro, c'ha un numero nella sua consistenza patrimoniale che è un numero ridicolo, che però noi dobbiamo mettere per legge, e che è il valore del patrimonio al momento della costruzione più gli oneri di urbanizzazione al momento della costruzione. Significa che io ho degli edifici e delle case a valore di libro costruite nel 1927 che sono rimaste senza rivalutazione al valore del 1927 più gli oneri di urbanizzazione del 1927. Come faccio io ad avere una percezione di qual è il mio patrimonio? Dopodiché arriva il Ministero delle Finanze, arriva l'Agenzia delle Entrate e dice: guarda che a me non mi frega niente di quello che tu c'hai nel libro, anche se quello che c'ho nel libro ce lo devo mettere per legge. Non è che io mi sono inventato un modo, perché il revisore dei conti mi dice: no, tu ce lo metti un'altra cosa, ce li mette quello. Arriva l'Agenzia delle Entrate e dice: non mi interessa se il tuo patrimonio rende o non rende, tu mi paghi le tasse a valore della rendita catastale. Due, no? Tre, capita che si debbano fare delle vendite, perché se no le aziende non si mettono a posto, piani di vendita dovuti alle ragioni più varie, che sono quelle di riequilibrio delle aziende, oppure a rispondere alle esigenze oggettive che vengono fuori per la vendita. A quanto posso vendere queste case? A un valore che non è né l'uno né l'altro, ma è fissato nella Regione Lazio per legge a un quarto del valore di mercato. Allora, ditemi voi come faccio io a dire qual è il valore della proprietà immobiliare, che invece ce l'hanno, no? Quando mi vengono a dire che l'ATEC sta in un deficit strepitoso perché ha un debito ICI nei confronti del Comune di Roma, a me viene da ridere, perché anche con i soldi minimi che io potrei dire che sono il valore del patrimonio immobiliare, il debito è lo 0,02%. Quindi per me il debito non esiste. Esiste l'incapacità di capire come posso riconoscere che quel patrimonio e quel valore sono un patrimonio, un valore di tutti, non solo dal punto di vista economico, ma dal punto di vista sociale, dal punto di vista di civiltà generale. Come no? Solo in mano a chi se li prende, che è un valore di tutti, dai. No, le case restanti. Adesso, se qualcuno si è appropriato, come è successo nelle ultime generazioni, molti, no, di questo patrimonio, traendone benefici ma non avendo carichi, non avendo oneri, questo è successo e succede ancora, ma stiamo lottando, perlomeno io e tutti quelli dell'altro, per riuscire a recuperare un rapporto positivo. Tuttavia, torniamo al punto. La povertà energetica degli inquilini di ACP ERP, e qui siamo oscillati, cioè tutti i ragionamenti sui massimi sistemi hanno giustamente messo in luce il fatto che c'è una povertà, non una povertà energetica, c'è una povertà che condiziona tutte le politiche da una parte, e dall'altra parte
una mancanza di politiche per la residenza da lungo tempo. Qualcuno ha citato epoche in cui si è affrontato il tema della programmazione dei temi della casa, a partire dal dopoguerra Fanfani, ad arrivare fino alla 167. Oggi questa cosa qui non c'è, quindi non c'è una politica per la residenza. Ma forse questo sarebbe una mancanza alla quale si potrebbe lavorare insieme con tutti utenti, gestori, attori del mercato immobiliare. C'è una premessa che è quella dell'accumulare oggi, potremmo in fila, quei dati di conoscenza che ci permettano di analizzare i fenomeni e di intervenire sui fenomeni, perché non ce l'abbiamo. Quando lui diceva non ci abbiamo i dati, non ci abbiamo i dati. Come intervieni sul mercato della residenza con una programmazione adeguata? Quando sai qual è la domanda e misuri l'offerta sulla domanda. Oggi noi non sappiamo né qual è la domanda né come questa domanda è articolata, e sappiamo che è articolata perché cioè, i risultati del nostro lavoro sono che spesse volte dobbiamo rispondere a delle domande estemporanee, mentre invece queste domande dovrebbero essere sistematizzate. Parlo adesso di tutte le varie categorie di chi dovrebbe avere accesso all'edilizia residenziale pubblica e che viene trattato caso per caso, mentre invece non siamo in una situazione di vent'anni fa. Oggi noi sappiamo che le composizioni familiari, che le povertà, che le differenziazioni tra le famiglie sono molte di più, e quindi l'analisi deve essere molto più articolata. In questo senso nel Lazio siamo indietro, perché l'assessore Barbanente in Puglia già l'osservatorio sulle politiche abitative da 15 anni e funziona, per cui loro lo sanno, per cui la regione Emilia c'ha l'osservatorio sulle politiche abitative e ogni anno fa un librone così, ed è, sono ricognizioni dinamiche, perché tu sai come cambia la situazione anno per anno. Se non riusciamo a avere il quadro di quello che succede, adesso parlo del Lazio, non riusciamo nemmeno ad affrontare uno dei temi fondamentali che tra poco ci capiterà tra capo e collo, che è quello chi fa le politiche della residenza nella città metropolitana, che è il nodo principale di questa regione. E le politiche della residenza non possono che essere fatte non a livello regionale anche, ma soprattutto a livello di città metropolitana. È un tema che chiaramente dobbiamo affrontare. Ora, nel piccolo ATER, piccolo sta per dire, ma insomma, piccolo, rispetto ai temi che abbiamo affrontato, dalla metà del 2013 ha cominciato a lavorare sui temi del risparmio energetico, tentando di affrontarli, per qualche verso ha avuto anche qualche risorsa finanziaria, trovando difficoltà enormi, perché quella nave di cui parlava prima, la gettatrice dell'Enea è una nave che non ti fa proprio salire, nel senso che con noi abbiamo provato a fare provato anche con una certa fatica a partecipare a una parte del programma Horizon 2020, cercando di applicare le tecnologie innovative, con le nanotecnologie, perché ci servono per gli edifici storici, perché noi non possiamo pensare di intervenire negli edifici storici con i cappotti, né possiamo pensare di intervenire sugli edifici storici modificando gli aspetti della città, non lo possiamo fare. Risposta: cacciati via, perché no, cioè non premiati, perché se per partecipare a Horizon 2020 tutti devi associare con altri N partner, molti più di 10 in giro per l'Europa, che non è ragionevole. Cioè io come faccio a trovare 10 partner? C'è un problema qui adesso, questo 50.000 dollari, questo devo risolvere. Se tu mi dici tu non partecipi perché non stai collegato con 27 paesi d'Europa, ragazzi, aiutatemi a collegarmi, qualcuno me ne darà una mano, perché io
che sono l'area del comune di Roma, questa cosa da solo non la posso fare, non ho avuto però abbiamo provato le politiche regionali, le regioni ce le hanno questi ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Tuttavia questo per l'Orizzonte 2020, per il POR, per le altre, gli avanzi diciamo del programma del passato settennio, che purtroppo ha ragione che non so chi l'ha detto, che ce ne siamo persi un sacco di soldi, abbiamo provato anche lì a mettere sul campo qualche cosa da fare, silenzio assoluto. Adesso per fortuna abbiamo il 2014-2020, che ancora il 2020 è abbastanza lontano, abbiamo programmi di intervento per l'efficientamento energetico che coprono tutte le esigenze dell'ATER e stiamo mettendo in fila attraverso ricerche fatte con l'università, fatte con enti esterni, il CRESME, le nostre potenzialità impostate, e prima dovremmo discutere le impostazioni dal punto di vista culturale, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico, siamo pronti. Cioè saremmo pronti, sappiamo anche quanti soldi ci servirebbero per fare che cosa? L'efficientamento energetico di tutto il patrimonio dell'ATER. O questa cosa qui entra, come ci hanno promesso, adesso non c'è l'assessore del Regime, ma la Regione ci ha detto, per l'efficientamento vi diamo i soldi, non ci sono problemi, con un programma poliennale. Noi ci stiamo preparando, speriamo che questi soldi arrivino. La ricerca messa in campo e che poi un giorno comunicheremo da ATER attraverso CRESME ci ha dato tutti gli elementi attraverso delle forme di analisi, adesso con campionature significative su edifici interamente ATER, escludendo gli edifici in cui abbiamo proprietà condominiali, no? Allora, siccome abbiamo 30% degli alloggi oggi che stanno dentro i condomini misti, è chiaro che qui dobbiamo fare una distinzione chiara, e qui io do ragione a chi dice finite le vendite degli alloggi che stanno nei condomini misti, no? Perché per noi è un modo di complicare la gestione, renderla molto più costosa. Allora se qualcuno dice non vendete, io dico no, vendiamo subito quelli, con quei soldi facciamoci qualcosa di buono, perché quello per noi è un peso, è un carico che sta diventando ingestibile. Allora io dico, i piani di vendita, sempre rispetto al ragionamento del decreto attuativo del nostro ex ministro transitato nella segreteria del nuovo ministro, no? Vendete prioritariamente per concludere le vendite anche con dei costi sociali, che tenta di parare lo stesso decreto. Io sono d'accordo, quel tipo di azione è un'azione che è l'unica forse per la quale giustifico l'alienazione del patrimonio, mentre non la giustifico e non penso e noi non proporremo altri piani di vendita, non ne voglio più sapere. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica deve essere non soltanto tutelato ma migliorato, potenziato. Quello che ci abbiamo, i soldi che dovessero entrare da questa operazione qui devono recuperare il patrimonio edilizio esistente. Altra favola che negli ultimi anni si è smagata, non dico da Roma. Costruire nuove case è un dissanguamento, non c'ha senso. Allora, l'idea che si debbano fare nuove case, oltre al problema dell'uso del suolo e quindi non invadere altro territorio non edificato, ha dei costi tali che sono assolutamente imparagonabili all'ottimizzazione del patrimonio esistente. Cioè se io devo spendere dei soldi, io guadagno molti più alloggi ottimizzando il patrimonio esistente piuttosto che costruendo di nuovi, ma col rapporto del 20% non è una roba da poco. Quando ultimamente insieme all'assessorato del comune abbiamo fatto un po' di conti di quanti alloggi stiamo restituendo alle aziende, perché il comune li assegni, noi stiamo a 30 alloggi al mese, cioè noi liberiamo 360 alloggi l'anno. Sono pochi, perché se fosse un'azione fisiologicamente più
robusta, noi potremmo arrivare anche al doppio e forse anche al triplo, non ci sarebbe più l'emergenza abitativa, o quasi. Ora, se invece io compro case o le faccio, io con 30 milioni di euro che pure la regione sta mettendo per acquisti sul mercato, ieri abbiamo pubblicato il bando che la regione ci ha detto di pubblicare per comprare alloggi sul mercato, con 30 milioni di euro io ci compro 200 alloggi, ma io 200 alloggi li libero con 6 mesi. Allora, non c'è proprio il termine di paragone. Allora, se io devo comprare le case sul mercato, è vero che risolvo un problema immediato che non è da poco, no? Che sono le emergenze, che sono gli spostamenti degli inquilini resi necessari da fatti oggettivi, e anche qui l'assessore Danese sa bene quante sono le emergenze, e quindi io giustifico